Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Town of Light. Proseguiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dal capitolo 3. E vediamo la nostra avventura come prosegue. Allora, come avete visto nel menu principale non c'è carica partita, ma semplicemente inizia, quindi riparte la partita dall'inizio. Quindi dobbiamo andare a caricare il singolo capitolo. Spero, credo, che mi abbia tenuto comunque conto dei nostri discorsi, diciamo, degli eventuali oggetti trovati. Presumo di sì, comunque. Eccoci qua, allora. Vediamo un po' se ci ha mantenuto le nostre memorie. Le memorie sì, il vissuto anche. Quindi bene o male mantiene tutto. Ok, perfetto. Qual era il nostro obiettivo? Vabbè, abbiamo avuto un attimo un flash. La porta è chiusa a chiave dall'esterno. Qui le porte si chiudono e si aprono solo da fuori. Siamo bloccati allora, visto che ci sono le inferriate. Ok, ci stanno aprendo la porta. Qualcuno che è scappato. Non possiamo andare più veloci di così, adesso sì. I passi ho sentito che andavano da quel lato. Vediamo un po' se c'è qualche porta aperta o è tutto chiuso. Da qui non si esce. Solo i morti potevano uscire. Bene. Dov'è che siamo di preciso? Qui. Nella zona 13, quindi. Fronte alla sala degli infermieri. Qui c'è un corridoio. Qui è chiuso. Qui anche. Cerco come sempre di dare un'occhiata un po' a tutto. Ecco la nostra bambola. Riviviamo. Momento di vita all'interno della struttura quando era ancora in attività. Ok. Ah, c'è il tipo con la bambola. Devo seguirla? Mi scusi. Siamo un attimo rallentati, anche un po' stonati, direi. Vediamo se riusciamo ad andare da qualche parte. Non lo so. Lui rideva, ansimava, mi sbavava addosso, mi toccava facendomi male. Pensavo che mi sarei spezzata improvvisamente con un grande rumore, sbriciolata. Mi sentivo fragile, malata, sbagliata, sporca. Potevo stringere Charlotte mentre lui... René obbediva. Lui era il capo della luce. Il male che avevo fatto mi divorava. Vomitavo e potevo sentire l'inferno sempre più vicino. Dio mio, quelle visite. Dicevano che c'era qualcosa dentro di me, che l'avrebbero tirata fuori. Dio mio. Ok, quindi aggiunto al menu sinossi anche una storia di abusi. Capitolo 4. Girare un po' tutto, come detto, per spippolare tutta la zona, tutto il manicomio che, come detto, è riprodotto perfettamente.
Vediamo. Allora, questa è una delle stanze dei pazienti, presumo. Prima eravamo stati, credo, qui in questo stanzone, avevamo preso la bambola che adesso non c'è più, però sono aperte queste stanze. Apro tutto, non si sa mai che troviamo qualcosa di interessante. No, direi di no. Lì c'è qualcosa da leggere prima di tutto. Ospedale psichiatrico, aspettate che non è facile leggere. E presumo egregio signor direttore. In codesto istituto. Vivo forse in codesto istituto da ormai 5 anni, ma una persona. Credo. No. Sono? Oh, penso di sì, ci manca questa parte qui. Sono una persona semplice, non ho studiato, mi trovo in imbarazzo. Nello. La scrivania, beh, dove è uno scrittoio, boh. Cerco di guardare sempre avanti. A volte dobbiamo fare cose difficili, ma è quello che dobbiamo fare. Lo capisco e lo accetto, non c'è altro modo. Mi sono però convinto a scriverle perché accade qualcosa che non è accettabile. So per certo di una persona tra noi che dedica troppe attenzioni alle pazienti, in particolare a quelle più giovani e che si trovano in grande confusione. La gravità di questo fatto mi ha convinto a scriverle. Certo della sua. Non lo so. E dei provvedimenti che vorrà prendere. I miei rispetti e la mia sincera stima. Sì, diciamo che la scrittura non è facilmente comprensibile in alcune parti, quindi abbiate pazienza. A parte che era giustamente un documento che sarà qui da decine e decine di anni, quindi giustamente era rovinato. Poi era scritto in modo abbastanza abusivo, quindi. Spippolare in giro. Vediamo anche qui. Questa credo sia la stanza da dove siamo usciti noi. Adesso è aperto. Lei era con René durante quelle visite cattive. Le dava la forza di sopportare. Quindi. La bambola era un po' una sua via di fuga, probabilmente, un modo per distrarsi dalla quotidianità che non era propriamente il massimo. Non so se dobbiamo ritrovare la bambola o comunque, vabbè, sostanzialmente qua c'è anche da visitare il complesso per immergersi più nella storia, nell'ambiente, nella tragedia, presumo. Allora, scendiamo al piano di sotto. O meglio, andiamo al piano di sopra. Già eravamo piano terra, giustamente, dove abbiamo lasciato la bambola da queste parti. Secondo me, Procura Pisa, provincia di Roma, denuncia ammissione al manicomio e copia nulla osta. Sì, non so se magari adesso alcune cose in più ci fa recuperare. No, qui ci sono comunque delle lettere, delle chiavi, ma. Ho sentito scricchiolare qualcosa. Può servire a qualcosa, no? Vabbè, clicco il tasto H dove. Andiamo in ginecologia al primo piano. Ci dice un po' cosa fare.
aspettate, andiamo a vedere sulla mappa dov'è ginecologia. Eccola qua, vabbè, non c'è bisogno neanche della mappa. Eh sì, perché giustamente nel ricordo aveva detto che i dottori gli avevano detto che c'era qualcosa dentro di lei. 21 agosto 1938, confidenziale. Caro A, so come la pensi al riguardo di queste cose e quindi ti segnalo la paziente Renetti. La sciagurata ragazza è sfuggita all'attenzione e nel parco ha combinato un guaio. È quasi di 3 mesi. Le infermiere dovrebbero fare più attenzione. Vedrò la ragazza il 28 per una visita. Ci penso io, stai tranquillo. Non aggiungiamo dolore su dolore. Poi dicevano che René era pazza e che il male era tutto nella sua testa. Stai attenta, ragazzina. Stai attenta. Io avevo paura e non parlavo con nessuno del male, solo con lei. Neppure con l'altro dottore. Lui non toccava mai René, scriveva soltanto. Puoi dirmi tutto. Non avere paura, diceva. Andrà tutto bene. Vuoi sapere che cosa scrivo? Scrivo quello che vedo di te, tutto quello che vedo. Non odiava René, cercava di aiutarla, ma la visitava raramente in quei piccoli ambulatori. Ok, sto fermo perché? Perché non vorrei che magari avvicinandomi a qualcosa partisse magari una cutscene, non so, qualcosa che gli può portare qualche ricordo, quindi evito di muovermi quando ci sono questi discorsi. Vabbè, troviamo un po' di libri di anatomia in giro. Quella... C'è un suono abbastanza fastidioso, un'aria inquietante. Non so se la bambola ci può essere di aiuto, se... Oppure dobbiamo andare in giardino, perché ci ha detto che avevamo... O meglio, René aveva combinato un guaio in giardino. Vediamo, eh. Il dottore che scriveva era nell'ambulatorio C. Ok. Vediamo un po' dove sono gli ambulatori. 7, noi siamo qui, quindi dobbiamo andare in fondo. Non è vero. Scusate, non eravamo qui. Tu sei qui, stiamo vedendo. Eh sì. Ambulatori lì. Ambulatorio C, ginecologia, reparto. Ambulatori. Ah no, anche 2 sono gli ambulatori. Non era solo il 7. Tra l'altro il 10 è cancellato, quindi ce l'abbiamo dietro le spalle, ambulatorio. Ambulatorio C. ci sono anche disegnati murales che negli anni sono stati appunto disegnati nel manicomio abbandonato. Sottofluido di Grindelia. Spippoliamo un po' tutto. Sta cartella, sì. Però aspettate perché... Telefono, un po' di oggetti dell'epoca. Qui ci sono delle lettere. Ah, sì, ma non... Non gli interessano a quanto pare. Vabbè, allora andiamo sulla cartella. René, fascino. 12 marzo 1938, René T, anni 16, Pontedera, mestruata a 12 anni casalinga, padre ignoto, madre sarta. Entrata in osservazione ieri mattina, proveniente da Pontedera, accompagnata da un agente di questura con ordinanza del signor giudice istruttore del Tribunale di Pisa per essere sottoposta a perizia psichiatrica da me eseguita. Certificato medico.
Malattia mentale preceduta da prodromi. Da un anno soffre di sindrome depressiva con idea di essere tubercolotica. Stenti alimentari. Non possiamo leggere questo documento. È vietato, non si può. Se ci trovano saranno guai. Parla di René, parla di te, dobbiamo leggerlo comunque. Non aver paura, non ti succederà nulla, è giusto, non lo leggeremo. No, vabbè. Forse la B magari si tranquillizza. Dobbiamo cercare Amara. Facciamo in fretta. Dobbiamo seguire i ricordi. Non permettiamo che si dissolvano. Ha paura, sente dei rumori, sente gli spiriti. Manifestazioni gravi di psicosi ansiosa, allucinata. Si presenta ansiosa, smarrita, espressione sofferente, sguardo interrogativo come spaventato, orientamento incerto. Si sente confusa, ode delle grida nella testa, non capisce bene, da 2 o 3 mesi non si sentiva bene. Interrogata risponde: «Mia madre mi vuol male, mi fa sempre paura, mi perseguita. Perché è qui?» «Avevo bisticciato con mia madre e io per l'impressione, per lo spavento, mi sono sentita girare la testa. C'era una donna che mi voleva ridurre alla vita di prostituzione. Volevano condurmi a rogo. I bambini bisbigliavano, mi chiamavano per nome. 16 marzo. Stanotte non ha dormito. Volevano condurla a rogo. 4 aprile. Trasferita nel reparto tranquille, sempre sotto la mia cura. Sì, è vero. Il reparto dove c'era Amara. Il rogo, sì. I bambini volevano bruciare René. Doveva pagare per quello che aveva fatto, come le streghe, al rogo. Vediamo questa. Oppure... 21 aprile. Stamane è più sveglia. Risponde alle domande. Si lagna di cefalea. Dimostra di commuoversi nell'apprendere che c'è stata la madre. Racconta che un giorno, anni prima, trovandosi insieme ad una sua amica, trovò un tale che le fece salire in automobile e le condusse in gita. Colà le fecero fumare delle sigarette, le diedero da bere dei liquori e quel tale le fece vedere delle cose e tentò di farle del male e la fece venir pazza. Dice che le promise di sposarla e le fece promettere di essere segreta. Questi fatti vengono all'ingrosso confermati dalla madre. In seguito divenne prepotente, aggressiva, insofferente, ostile ai familiari, specie alla madre. Si iniziò a svestire in pubblico, passando con facilità dal riso al pianto. Dice stravaganze, onanismo. Non ricordo queste cose. Eppure il senso di colpa, il rogo. Io so che meritavo di pagare per queste colpe. Lo sapevo anche allora. Allora, vorrei esprimere il disappunto su queste accuse verso quel tale. Allora, prima cosa, non è quel tale chi, non quel tale Ale, perché qua si potrebbe fraintendere, c'è quel tale, così, lo dici random. Dì quel tale, nome, cognome, no, quel tale a caso, potrebbe creare dei problemi. Comunque, non ero io, tra l'altro, anche perché non sarei così anziano al momento. Comunque, cerchiamo il resto del diario clinico per capire. Tutto si chiarirà. Lo meritavi perché cercavi di nasconderlo a te stessa. No, io cercherei tutto. All'esame si presta malvolentieri. Non vuole lasciarsi scoprire. Si mantiene rigida. Attenzione volontaria quasi assente. Allucinazioni probabili. 25 aprile. Confusione ideativa. Impossibilità a sostenere un discorso spontaneo. Riflessi normali tutti. Pupille reagenti. Troviamo Amara e troveremo tutto il diario clinico. Aggiunto al menu sinossi, perfetto. Vediamo anche questo, Università degli Studi di Bologna, il nome del... Come si chiamava il dottore? Dov'è? Eccolo qui. Signor dottor... no, è stato cancellato. Nato a Castelmaggiore di Bologna, 5 luglio 1925. Diploma specialista in psichiatria. Comunque mi sta garbando il gioco. Non sapevo che c'erano anche... Cioè, non immaginavo ci fossero risposte multiple. Allora, io vado sempre di H. Il perché... parco, sul retro. E poi giù, verso le cucine. Ci dà qualche indizio, è inutile stare qua
a non capire una sega magari dove dobbiamo andare. Quindi dobbiamo scendere al primo piano, presumibilmente, o meglio, al piano terra e uscire nel parco e... Ah, ok, c'è l'uscita qui dal corridoio principale per il retro del parco. Questa era la strada che facevamo. Ma potevi di prima. Se non ci fosse stata lei, nel parco, su quella panchina a primavera, quante giornate. Era come fuggire. La natura, lei che parlava e sorrideva. E poi c'erano le cucine. A volte rubavamo qualcosa da mangiare e tornavamo subito sulla panchina a mangiare di nascosto. Ridevamo. Mi faceva delle cose. Mi toccava a volte. Nelle docce sentii per la prima volta il suo corpo appoggiarsi al mio. Era un brivido che scaldava l'anima. Gli occhi chiusi, la luce scivolava via. Ok, quindi diciamo che qua c'erano un po' di intrighi amorosi e sessuali, non so. Nel sistema lei non c'era. Lui non la faceva entrare. Ecco, lei deve essere la chiave. La chiave dei ricordi, dei perché. Ok, siamo al capitolo 6, ragazzi, quindi direi di salutarci qui con questo episodio di The Town of Light. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Qui la, secondo me, si fa sempre più interessante la storia. Spero che, come detto, vi incuriosisca anche a voi. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Se potete, condividete questi video. E ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.